Ciao. Tiziano Valentino, forza Tiziano, questa è una poetessa veramente particolare, mi ha colpito perché, non lo so, la tua poesia, raccontaci un po', è particolare. Tira di là, un applauso, però poetessa. Del bavaglio sulle labbra. Quanto più è stretto questo bavaglio, quanto più ci dà delle emozioni. A volte sono delle emozioni molto forti, come per esempio quando ci accorgiamo che questo mondo è talmente fragile da arrivare addirittura a colpire le persone più indifese. A questo proposito, appunto, vorrei leggerti una poesia perché queste emozioni mi hanno fatto talmente male che mi è uscita fuori una poesia. La poesia è dedicata ai figli della Siria, questi bambini che purtroppo vengono colpiti ogni giorno. Ora ve la leggo. Sì, è tutto registrato. Questo non ti serve. Va benissimo. Un attimino solo. Vabbè, allora io dico qualcosa di te mentre ti trovo. Sì, il riconoscimento particolare va a questa poetessa dove le sue poesie si vestono di profondità spirituale, poesie che nascono da spremuti di cuore. Per Tiziana Valentino scrivere è la linfa vitale che la accompagna ovunque. Le sue sono emozioni che scorrono nella mente e nel corpo. Le sue poesie struggenti sono ricche di fingimenti interiori, profondità dell'anima che raccontano intense emozioni. Poesie più toccanti, invisibile contro la violenza, psicologia sulle donne, come canone d'organo, pietre sul cuore. Bellissimo. Che si chiama Noi Umani. Un giorno finirà questo agro dolore di morte, questi accrocchi dei giorni, del sangue reso al mare. Fermo negli occhi sgranati dei bimbi, con le mani di terra e vuoti. Scomparirà forse il cielo grigio, sopra le teste fragili e crissate dal fuoco. Ne conosciamo la fama legittimata nel cuore, eppure le nuvole sono ancora rosse. E quel rumore delle grida ancora qui, in questo mondo e stanno di nuovo. Di origine romana, va benissimo. Ecco, sette generazioni. Molte grazie. Ok, complimenti di nuovo. Grazie a te per il premio e grazie per il riconoscimento. Allora,